Ciao ragazzi, una buona giornata a voi. Parva sed apta mihi, sed nulli obnoxia. Mi piace iniziare questa video lezione su Ludovico Ariosto partendo da questa iscrizione incisa sulla dura pietra, quindi su un materiale imperituro come la pietra, e quindi anche l'iscrizione stessa lo diventa, posta sulla facciata del palazzo nel quale Ludovico Ariosto si ritirò e trascorse gli ultimi anni dal 1525 al 1533, l'anno in cui morì, una volta ritornato dall'esilio della Garfagnana, da quegli anni duri, lontano dagli affetti familiari, che furono appunto la punizione per alcune sue scelte, di cui parleremo a breve. Nel momento in cui andremo a rivisitare i momenti più importanti della sua vita, che vi invito ad approfondire sul vostro libro di testo, sul manuale della letteratura. Parva, torniamo all'iscrizione, sed apta mihi, sed nulli obnoxia, piccola ma adatta a me, quindi confortevole, sed nulli obnoxia, ma non reclamabile da parte di nessuno. L'ho comprata io, ci dice in una satira Ludovico Ariosto, viene dal duro lavoro, potremmo dire, di una vita, dal sacrificio di una vita. E fu il suo grande orgoglio, quello di aver ricostruito il suo nido, parafrasando il grande Pascoli nei secoli successivi, il suo nido, fatto di affetti e di un luogo appunto piccolo, a suo avviso, ma sicuramente molto confortevole. Questa iscrizione a me piace molto perché ci parla veramente di un grande artista del nostro Cinquecento, che a mio avviso ha pagato un po' lo scotto, esattamente come il tasso, di arrivare sulla scena artistica della nostra bella penisola all'indomani di colossi come Dante, come Petrarca, come lo stesso Boccaccio, al quale in un certo senso potremmo collegarlo, a breve vedremo il perché, hanno dei tratti in comune molto forti, e anche appunto, secondo scotto da pagare, quello di affacciarsi, di lavorare, di adoperarsi, di creare in un periodo molto difficile per gli artisti, che è appunto l'età della Controriforma, che Ariosto sicuramente, a differenza di Tasso, sfiora, ma che comunque fa sentire il suo influsso. Ariosto, ragazzi, e da questa frase possiamo capirlo, un'indole molto particolare, sicuramente molto sensibile, sicuramente molto alla ricerca di sicurezze fatte, dicevamo prima, di affetti familiari, di tranquillità, di lontananza dai rumori della società del tempo, in questo molto simile alle scelte umane di vita fatte da Petrarca. Però il punto è proprio che ha una vita, vive una vita, anzi, e anche una carriera artistica che non può essere paragonata, ad esempio, a quella di un Dante, ma anche di un Petrarca, quella artistica, ma anche ad un Boccaccio, nel senso che non fu sotto i riflettori come Dante, come il Petrarca stesso, che per tutta la vita ricercò la gloria. La sua grande ossessione, ricordiamo, essere incoronato sommo poeta, vive una vita che è ai limiti della banalità. Per tanto tempo è stato trattato, dai critici della nostra letteratura come un autore, diciamo, di poca profondità, soprattutto soffermandosi sull'Orlando Furioso, che invece in realtà, lo vedremo poi in una lezione successiva, è un'opera di grande profondità, esattamente come di grande profondità il Decamerone di Boccaccio. E proprio come nel caso di Boccaccio, sono stati forse, diciamo, studiati in modo, nel tempo studiati, affrontati, osservati in modo un po' frettoloso, si è guardata solo la superficie delle loro opere. Dicevo, l'autore, di una quotidiana banalità, e invece, quindi forse una persona che non amava tanto i riflettori, che non amava la mondanità, questo è vero,
Ma questo non vuol dire che possiamo risolverlo e ridurlo ad una personalità, ad un'indole semplice e banale. Mi piace usare questo aggettivo perché effettivamente per troppo tempo è stato utilizzato per Ariosto, ma non gli si addice per niente. Ludovico Ariosto, ragazzi, ebbe, lo vediamo qui, in questa raffigurazione molto famosa del tempo. Ebbe grandi, enormi capacità di mediazione politica e di mediazione culturale, questo sicuramente lo imparò sul campo durante i lunghissimi viaggi in cui fu adoperato dai suoi signori come ambasciatore, mediatore, diplomatico, ma non solo. Ariosto si adattò nella sua vita a tutte le possibili mansioni, dalle più umili, come ad esempio ce lo dice l'autore stesso in una satira, tagliare la carne o ripulire una stalla, spazzolare un cavallo, alle più importanti, come appunto dicevamo prima, ambasciate di tipo politico. Bene, allora vi lascio più spazio e insieme vediamo. No. Partiamo, ecco, un attimo, dalle vicende della sua vita, le scorriamo velocemente, ragazzi, poi le approfondiremo, sul manuale. Ludovico Ariosto nasce, lo sappiamo, a Reggio Emilia nel 1474, siamo nella parte a sinistra della mappa concettuale guardando il video, nel 1400, scusatemi, 74, da Niccolò che era un nobiluomo originario di Ferrara e, attenzione, era il comandante militare del presidio militare a Reggio ed era al servizio suo padre Niccolò di Ercole I d'Este. Ludovico Ariosto è il primo di 10 fratelli e sorelle e fu costretto ben presto a seguire il padre nei suoi frequentissimi trasferimenti tra le varie città del territorio emiliano. Nel 1489, alla tenera età di 15 anni, fino al 1494, per volontà di suo padre, stiamo proseguendo nella mappa concettuale verso il basso, per volontà del padre, dicevo, fu costretto a dedicarsi a studi giuridici che però in effetti non amava. E poiché li portò a termine in modo brillante, nel 494, siamo nella parte bassa della vostra mappa concettuale, fu lasciato finalmente libero di dedicarsi agli studi letterari. E il padre gli consentì di darsi completamente a questi studi umanistici che aveva dimostrato chiaramente da tempo di amare e per i quali era chiaramente portato. Questo è un momento essenziale, fondamentale, ragazzi, perché stringerà amicizia con il grande Pietro Bembo e da questa amicizia ne derivò la decisione di dedicarsi alla poesia in volgare, anche se non abbandonò completamente anche la produzione in latino. Vedremo a breve, le sue rime sono in parte in volgare e in parte in latino. Andiamo avanti, nel 1500, il 500 è una data fondamentale per le sue scelte di vita, perché, ahimè, alla morte del padre fu costretto per la necessità appunto di provvedere alla numerosissima famiglia ad accettare l'incarico di capitano della Rocca di Canossa e ad entrare praticamente con regolare stipendio alla corte degli Estensi. E una volta rientrato poi a Ferrara, negli anni successivi, vediamo nella mappa, entrò addirittura, fu assunto dal cardinale Ippolito d'Este e contemporaneamente decise di prendere, ragazzi, anche gli ordini minori. Questo perché? Perché gli consentiva di ottenere qualche beneficio economico di tipo ecclesiastico. La vita di Ariosto sarà sempre caratterizzata, ragazzi, da questa necessità di provvedere ai propri fratelli. Si sentì caricato di questa responsabilità, di questo ruolo che effettivamente portò avanti in modo egregio. Da questo momento in poi, quando appunto entra al servizio del cardinale Ippolito d'Este, iniziano tutta una serie di viaggi continui, incessanti, per incarichi legati appunto alla vita di corte. Questo gli darà quella grande capacità di sapiente
mediatore che mise in atto proprio spesso nelle missioni politiche per gli estensi, spesso gli furono affidate delle missioni anche molto dedicate. Saliamo, siamo nella parte destra della vostra mappa concettuale, lasciamo un attimo la produzione artistica, andiamo in alto nel 1517. L'Ariosto si rifiuta di seguire Ippolito d'Este in Ungheria, e quindi questo produce una rottura dei rapporti con il cardinale Ippolito, ma decide di entrare al servizio del fratello Alfonso d'Este. Sarà Alfonso a volerlo, ormai la famiglia degli Estensi aveva compreso la grande importanza di quest'uomo artista e mediatore. E da cui ricevette moltissimi incarichi fuori Ferrara. Ahimè, nel 1521 il duca Alfonso d'Este gli assegna l'ufficio di governatore della Garfagnana. E in realtà sappiamo che fu quasi una sorta di punizione per essersi diciamo, in precedenza rifiutato di seguire il cardinale Ippolito in Ungheria. Sono anni molto difficili. Furono anni molto difficili perché gli viene sospeso lo stipendio, perché in quegli anni la corte estense si trovava in difficoltà di tipo economico e quindi fu costretto ad accettare questo incarico di commissario estense in Garfagnana. Fece ritorno a casa definitivamente nel 1525, vedete. Con il definitivo, siamo proprio nella parte alta della mappa, con il definitivo ritorno a Ferrara si apre un periodo più sereno. Siamo nel 1525, torna a Ferrara, in quella casa con quella bellissima iscrizione di cui abbiamo parlato prima, Parva sedaptami, e qui riesce a vivere anni molto più sereni, confortato dall'affetto della donna che lui ha sempre amato, ma che ahimè non poteva sposare, e con lei strinse una relazione nel 25, questa relazione, ragazzi, già da 10 anni era in atto. Non poteva sposare Alessandra Benucci, che era vedova, non poteva regolarizzare la loro unione con il matrimonio perché avrebbe perso quei benefici ecclesiastici che gli erano arrivati, che gli erano giunti grazie al fatto che aveva preso gli ordini minori. Ma in realtà l'Ariosto aveva anche due figli nati da relazioni precedenti, Virginio nel 1509 e poi, perdonatemi, il primo addirittura Giovan Battista nato nel 1503 e poi Virginio nel 1509. Gli ultimi anni dal 1525 fino al 1533, che è l'anno, siamo ritornati nella parte alta a sinistra della mappa concettuale, anno della sua morte, li vive nell'affetto di Alessandra Benucci, la loro relazione viene allo scoperto e dei suoi figli, nell'affetto dei suoi figli, muore a 59 anni. Bene, ora possiamo effettivamente dedicarci alla produzione che precede o a tratti è parallela all'Orlando, perché l'Orlando ebbe varie edizioni, vedremo tre edizioni, poi ne parleremo in modo più specifico. Allora, ecco qui, possiamo dare una zoomata, utilizzando un termine a noi molto caro, a questa mappa concettuale. Allora, vediamo le opere di Ludovico Ariosto. Partiamo dalla parte sinistra, qui, dal centro opere. Allora, 214 lettere scritte praticamente nell'arco di tutta la sua vita, che sono, vediamo insieme, legate sicuramente, sono lettere reali, ragazzi, sono veramente delle epistole inviate a familiari o amici, nelle quali vengono appunto affrontate situazioni concrete, reali, di quotidiana difficoltà. Mancano argomenti estranei al contenuto delle lettere, non sappiamo, diciamo, mancano completamente alcuni argomenti che non sono ben specificati all'interno delle lettere e poi soprattutto sono lettere private, dicevamo prima, sono lettere reali. Ma la produzione più interessante sono sicuramente le rime, vedete, 67 liriche scritte in latino che sono molto ispirate ai classici della romanità.
E le 87 liriche invece in volgare, nelle quali appunto l'amore la fa da padrone, in quanto è presente l'amore per Alessandra Benucci, un amore difficile, non perché contrastato, ragazzi, semplicemente perché non poteva essere portato alla luce del sole, non poteva, dicevamo prima, essere regolarizzato. E quindi i toni sono molto, sono di una poesia intimistica, una poesia che entra nell'animo, nel cuore del poeta, e il grande ispiratore ovviamente di questa tipologia di rime sarà Francesco Petrarca, che è colui che, sappiamo bene, ha inaugurato il genere della poesia intimistica, della poesia nella quale l'autore appunto si introietta, entra nel proprio animo e cerca di spiegarcelo con toni di decoro e di pacatezza. Ma se andiamo nella parte alta della mappa concettuale, vediamo che c'è proprio la produzione che per noi è fondamentale per comprendere l'animo di Ludovico Ariosto, ma soprattutto, ragazzi, gli eventi della sua vita e le molteplici esperienze che lui visse, soprattutto alla corte degli Estensi. Noi dobbiamo capire una cosa, ragazzi, è fondamentale questo concetto. Ariosto vive in pieno quella crisi dell'intellettuale che probabilmente già era iniziata con lo stesso Petrarca, nel senso che Petrarca l'aveva avvisata, gli dava noia, l'aveva sentita. E si era lui rifugiato nella totale interiorità e nella creazione dell'immagine di sé come un uomo assolutamente distaccato, ricordiamo, solo e pensoso. Bene, qual era questa crisi dell'intellettuale? Ormai a corte l'intellettuale è diventato marginale. I signori non sono più disposti, ragazzi, a pagare un artista, un letterato di corte solo per dargli la possibilità di dedicarsi agli studi e di portare avanti la sua opera. Devono dare in cambio qualcosa a questi artisti e quindi devono svolgere le più disparate mansioni che vanno, appunto, lo abbiamo visto con Ariosto, dal tagliare la carne, dal, dicevamo prima, strigliare un cavallo, cambiargli i ferri, addirittura lo vedremo a breve svolgere funzioni come comico o anche capocomico o anche attore, cosa che farà Ariosto, il quale fu regista, autore e traduttore, persino attore delle commedie che fece realizzare per la corte degli Estensi. Quindi tutto questo gli darà, ragazzi, un bagaglio umano e culturale immenso. Le satire, in questo senso, le sette satire, sono per noi fondamentali perché ci raccontano, insieme alle lettere, la vita di un uomo che si è dovuto, diciamo, si è dovuto adattare, ad ogni situazione, ad ogni richiesta da parte dei signori. Chi è il grande ispiratore? Se nelle rime in volgare è il Petrarca, qui nelle satire è sicuramente Orazio. E infatti, proprio come aveva fatto il grande poeta Orazio, che aveva scritto le sue satire dandogli il titolo di Sermones, quindi di dialoghi, Ariosto decide che le sue satire, che sono proprio dei componimenti, ragazzi, in cui la materia è strettamente autobiografica, e da questa materia autobiografica, quindi da queste vicende personali, il poeta prende spunto per poi fare delle riflessioni sulla vita, sulle contraddizioni della società del tempo in cui vive e fare delle considerazioni che sono, ahimè, improntate, ovviamente, se pensiamo alla sua vita ci viene facile capire il perché, ad un forte pessimismo. Però tutto è condito da una forte ironia. Quindi le sette satire, ispirate da Orazio in terzine dantesche, sono di carattere autobiografico, spesso si difende. Spesso espone i motivi per cui non ha seguito Ippolito in Ungheria e ci dà il proprio punto di vista, vediamo insieme, sulle grandi tematiche della vita e sulle grandi contraddizioni del tempo in cui l'Ariosto appunto vive. Qual è la forma? Il dialogo. Immagina di iniziare dei dialoghi con personaggi che sono affetti, familiari, amici. L'ultima parte della produzione
sono le commedie. Dicevamo prima, alla vita di corte aveva imposto all'Ariosto addirittura di svolgere la funzione di capocomico, cioè di essere appunto l'autore e il regista di alcune commedie che dovevano poi essere portate sulla scena per intrattenere gli ospiti della corte estense. Quali sono queste commedie? Anche qui, in effetti, abbiamo il grande ispiratore che è il grande commediografo della latinità, Plauto. Il linguaggio, infatti, vediamo insieme nella mappa, il linguaggio comico è basso e gergale perché Plauto, ragazzi, utilizzava come vis comica, quindi come forza, potere della sua comicità proprio un linguaggio alle volte anche scurrile, legato appunto alle fasce anche più basse della società, quindi basso e gergale, ma soprattutto Plauto, ad esempio, utilizzava delle strategie sceniche come il movimento continuo, il dinamismo quindi dei suoi attori, gli scambi di persona, conflitto tra le generazioni. Ecco, tutti questi aspetti, per esempio il conflitto tra i vecchi e i giovani, che non manca mai in Plauto, tutti questi aspetti noi li troviamo nella Cassari, nei suppositi, nel Negromante e nella Lena, che sono le quattro commedie appunto scritte, adattate da Ludovico Ariosto e poi portate sulla scena presso la corte degli Estensi. All'Orlando poi dedicheremo una lezione a parte. Allora, chiudo questa lezione, ragazzi, che davvero spero possa avervi svelato un po' il mondo di questo grande artista del Cinquecento. Io trovo davvero che sia una personalità molto brillante, davvero brillante, che con modalità diverse, perché con carattere diverso, ha espresso le stesse preoccupazioni, gli stessi malumori personali che il Tasso in modo diverso e a partire da un'indole, perdonatemi, completamente opposta, ha espresso nella sua opera. Ma in realtà ritorniamo sempre a quella preoccupazione che l'intellettuale di corte ha, e perché la Controriforma sta offuscando le menti, le sta schiacciando da un punto di vista culturale, e perché le corti, lo abbiamo detto tante volte, non sono più quei luoghi di gioia e di libertà che erano state appunto durante il Rinascimento. Allora, questa è forse, è sicuramente no, non forse, sicuramente tra le satire, quella più interessante. Ludovico Ariosto, in questa satira che appunto la prima, svela le motivazioni per cui non ha voluto seguire il cardinale Ippolito d'Este in Ungheria. La satira, in effetti, è indirizzata dal poeta ad uno dei suoi fratelli, Alessandro, che è proprio il minore dei suoi fratelli, vedete, a Messer Alessandro Ariosto, ma anche che era, scusatemi, a sua volta a servizio del cardinale Ippolito d'Este fin dal 1507, ma anche a Lodovico da Bagno, Messer Ludovico da Bagno. Ludovico da Bagno era il cancelliere del cardinale e aveva battezzato uno dei figli del poeta. Ecco perché nell'incipit della satira Ludovico da Bagno viene chiamato compare. Leggiamo insieme soltanto le prime strofe, vedete, sono le prime otto strofe, sì, sono le prime otto. Le leggiamo insieme perché in questo incipit appunto si vede forte anche una critica che l'Ariosto fa agli intellettuali di corte, una critica fortissima, ma la fa anche a se stesso, perché ammette di essere stato anche lui, di aver assunto anche lui questo atteggiamento tanto riprovevole. Leggiamolo insieme, mentre lo leggiamo cerchiamo di darne una spiegazione, ma vedrete che è molto chiara questa satira, è molto chiara di per sé. Io desidero intendere da voi, Alessandro fratel, compar mio bagno, sin corte ricordanza più di noi. Io avrei desiderio, fratello mio, Alessandro, e anche compare mio, Lodovico da Bagno, se alla corte ci si ricorda ancora di noi, è un plurale maiestatis ovviamente, cioè se alla corte ci si ricorda ancora di me. Se più il signor
or me accusa. E se ancora il signore Ippolito d'Este ce l'ha con me, prova nei miei confronti un sentimento di rancore. Ecco, in questo senso mi si accusa. Se compagno per me si lieva e dice la cagione, perché partendo gli altri io qui rimango, e se c'è almeno un mio compagno, quindi un altro cortigiano, che prende le mie difese e spiega la motivazione per la quale, sebbene gli altri siano partiti, non abbiano obiettato, io rimango qui, non sia voluto partire. Tutti dotti nell'adulazione, l'arte che più tra noi si studia, e Cole l'aiutate a biasmarne oltre la ragione. Allora, eccola l'ironia. Qui potete vedere veramente un esempio eclatante e bellissimo dell'ironia di Ariosto. Oppure, siccome sono tutti molto bravi, sono tutti esperti nell'arte dell'adulazione, tra parentesi, l'arte che più tra noi tutti si studia e Cole si coltiva, eccola la critica che l'Ariosto fa. Usa il noi, ragazzi, quindi ai propri compagni, a se stesso. L'arte dell'adulazione, star lì a adulare il proprio signore, anche se il signore compie delle azioni o fa delle affermazioni che sono assolutamente attaccabili, mai i cortigiani, ecco, vedete perché sono schiacciati, i cortigiani non dicono mai la verità, non prendono la parola, non contraddicono, ecco cosa significa adulare, non contraddire anche laddove la contraddizione sarebbe giusta, equa. Quindi, oppure, visto che siamo tutti dotti, tutti esperti nell'arte dell'adulazione, che è quella che tra di noi più si studia e si coltiva, l'aiutate a biasmarmi oltre ragione, cioè lo aiutate, lo ringalluzzite, potremmo dire noi, lo aiutate a biasimarmi, quindi ad avere rancore nei miei confronti, oltre la ragione, al di là della ragione, quindi senza motivo. Pazzo, chi al suo signor contraddir vuole, ancora ironia. Se ben dicesse che ha veduto il giorno pieno di stelle a mezzanotte il sole, sarebbe folle il cortigiano che volesse contraddire il proprio signore, anche se quegli affermasse che ha veduto il giorno più splendido pieno di stelle e ha veduto il sole a mezzanotte, che è impossibile, è assurdo. Eppure, ragazzi, eccola la grande critica, dicevo prima, c'è chi non prende una posizione anche dinanzi ad un paradosso, ad un'assurdità, ad una impossibilità come quella. O che egli l'odio voglia altrui far scorno, di varie voci subito in concerto so di accordar di quanti n'ha intorno. Oppure, sia che egli esprima delle lodi, oppure al tempo stesso voglia mettere in difficoltà, far scorno, sta parlando del signore di Ippolito, quindi sia che lodi qualcuno, sia che lo voglia mettere in difficoltà, e beh, che cosa accade? Sode, andiamo all'ultimo verso, quello è il verbo, di varie voci subito un concerto. Subito si vede, si sente, si ascolta queste voci dei vari cortigiani che sono dei clientes, sono appunto una clac, le loro voci sono come un concerto di voci che in accordo ammettono e continuano a sottolineare quello che il signore appunto appena detto, di quanti ne ha d'intorno. Quindi si crea l'accordo totale di queste voci dei cortigiani che tutti intorno, di quanti ne ha d'intorno, quindi tutti quelli che sono intorno al signore lo applaudono, sia che gli lodi qualcuno, sia che lo metta in difficoltà. E chi non ha per umiltà ardimento la bocca aprir, con tutto il viso applaude e par che voglia dire anch'io consento. E anche coloro che, animati da un principio di grande umiltà, quindi coloro che si rendono conto che ciò che sta accadendo è vergognoso, quindi siccome sono umili, però stanno lì, altra ironia, e non parlano, non aprono la bocca, non dicono nulla, quindi non rientrano in quel coro di cui parlavamo prima. Se proprio non possono parlare perché non ci riescono, il loro viso applaude, sorride, sembra che quel gesto del viso voglia dire sono d'accordo anche io. Ma
se in altro biasmarme, almen dar laude, dovete che volendo io rimanere, lo dissi a viso aperto e non con fraude. Bene, in tutta questa falsità, in tutto questo atteggiamento assolutamente falso, beh, allora, se proprio mi dovete biasimare, tra le tante accuse che mi fate, beh, almeno lodatemi perché io mi dovete lodare, vedete, almen dar laude dovete, quindi almeno mi dovete lodare per il fatto che, non volendo partire, non avendo nessuna intenzione di partire perché ero stanco di girare il mondo, lo dissi a viso aperto e non con fraude. Ebbi il coraggio di dirlo chiaramente e non con fraude, non con frode, non con l'inganno, ragazzi. Dissi molte ragioni e tutte vere, delle quali per sé sola ciascuna esser mi dovea degna di tenere. Beh, io spiegai, diedi le mie spiegazioni, utilizzai quelle motivazioni che erano tante ed erano tutte vere. E se avesse voluto davvero ascoltarne ciascuna di per sé avrebbe dovuto ritenerle degne, per cui doveva tenermi, continuare a tenermi con sé. Non doveva licenziarmi, perché le motivazioni che io gli ho dato sono tutte vere, importanti, le sento forti e anche il cardinale era capace di comprenderne l'importanza. Bene, allora io spero, ragazzi, di essere riuscita con questa video lezione, spero di essere riuscita a darvi un piccolo apporto nella comprensione di questo grande artista che insieme al Tasso vive davvero un'epoca difficilissima, sia perché appunto l'intellettuale non è più colui che viene, la cui presenza, ecco, scusatemi, non è più colui la cui presenza viene considerata motivo d'onore per le grandi famiglie nobiliari e quindi viene utilizzato appunto per tutte le mansioni, sia perché la controriforma rende difficile la vita e delle corti e degli intellettuali perché ne ha praticamente schiacciato la libertà. Bene, vi auguro quindi a questo punto uno studio approfondito e proficuo di Ludovico Ariosto. Vi do appuntamento alla prossima, scusatemi, video lezione che sarà proprio sull'Orlando Furioso, che è il grande capolavoro dell'Ariosto. Buona giornata, ragazzi, e buono studio. Alla prossima!